fatto la promessa di parlare delle crociate, ma non solo delle crociate, anche della battaglia di Lepanto e dell'assedio di Vienna. Benissimo, allora parlando delle crociate, il punto d'inizio sono le date, perché se non si capiscono quelle non si arriva a nessuna parte. I musulmani conquistarono Gerusalemme nel VII secolo, nel 638. La prima crociata conquistò Gerusalemme nel 1099, cioè 450 anni dopo. Ora, perché i crociati aspettarono 4 secoli e mezzo prima di riprendere Gerusalemme? Bisogna capire cosa era successo nel frattempo. E nel frattempo era successo che le autorità di Gerusalemme erano fondamentalmente arabe, erano arabi musulmani e gli arabi avevano una certa dimestichezza con la civiltà, sapevano trattare internazionalmente, tanto per fare un esempio. Harun al-Rashid aveva fatto un trattato con Carlo Magno, si parla del fine dell'VIII, primi del IX secolo, in cui aveva dato le chiavi della città a Carlo Magno, cioè c'erano delle relazioni amichevoli. E quindi i pellegrini cristiani che si recavano in Terra Santa lo potevano fare con una certa libertà. Questo durò fino all'inizio del secondo millennio, dell'anno 1009 esattamente, durante il quale il nuovo califfo, Hakim si chiamava, cominciò a fare attacchi, assassini, crocifissioni, eccetera, contro i pellegrini cristiani. E in quell'anno, nel 1009, distrusse la chiesa del Santo Sepolcro in Gerusalemme. Fu allora che l'Occidente si svegliò e decise di passare al contrattacco. Ma se non si sanno questi episodi intermedi, è impossibile capire quello che viene dopo. Anche quando i musulmani cominciarono ad attaccare la cristianità, cominciarono da due parti, cominciarono a Oriente e a Occidente. All'Occidente riuscirono a penetrare in Spagna ai primi dell'VIII secolo, nel 711, anche perché i giudei che già lavoravano, che già vivevano in Spagna, aprirono le porte delle città e si offrirono di guarnire le città occupate loro stessi, mentre che i musulmani andavano più a nord. E come si sa, vennero poi sconfitti al principio dell'VIII secolo da Carlo Martello a Poitiers. Allo stesso tempo, però, avevano attaccato all'Oriente. Ma a Oriente c'era Costantinopoli. E ad Oriente avevano tentato di conquistare Costantinopoli prima nel 673 e poi nel 718. Ma i bizantini avevano un'arma che nessun altro aveva, e che era il fuoco greco. E il fuoco greco, una formula chimica ancora oggi sconosciuta, era capace di far prendere il fuoco all'acqua di mare. Per cui quando si avvicinavano le galere musulmane, i bizantini sparavano il fuoco greco e le incenerivano. E questo successe due volte, il che vuol dire che dovettero rinunziare alla conquista di Costantinopoli per altri 700 anni. Fu solamente nel 1453 che Costantinopoli venne conquistata, ma non dagli arabi, dai turchi, prima i Selgiuchi e poi gli Ottomani. Ora, le relazioni tra Costantinopoli e il mondo musulmano erano relazioni ovviamente ostili, però c'era una certa civilizzazione tra di loro. Per esempio, quando i bizantini riconquistarono Creta, che era in mano musulmana per secoli, 2 o 3 secoli, portarono l'emiro di Creta prigioniero a Costantinopoli, con i due figli. E dopo la cerimonia di sottomissione all'imperatore, che consisteva nel mettergli il piede sul collo, l'emiro di Creta era a piede libero, poteva fare quello che voleva. Non solo, ma a Costantinopoli c'erano due moschee che servivano proprio per dare facilità di culto ai prigionieri di guerra, specialmente se erano persone importanti come l'emiro di Creta. Poi,
venivano anche invitati alle cerimonie ufficiali, e fu durante una di queste cerimonie a Santa Sofia che i due figli dell'emiro si convertirono alla fede cristiana, e uno di essi infatti morì al comando di un contingente bizantino combattendo contro i russi ai primi fine del decimo, primi dell'undicesimo secolo. Quindi c'erano certe relazioni interessanti, diciamo, che non erano completamente ostili, tranne naturalmente che sui campi di battaglia. Ora, allo stesso tempo, stiamo parlando dei secoli 8, 9 e 10, i filosofi musulmani si imbatterono in Aristotele, nella filosofia greca. E questo causò una sensazione, perché non avevano mai visto una coerenza e una capacità di argomenti cogenti che portassero la gente alla verità quando la vedevano. Non, in altre parole, si imbatterono nel logos. Il logos che sarebbe non tanto la parola, come la traduce il Vangelo di San Giovanni, quanto un mondo basato sulla verità. E per tre secoli il filosofia di Aristotele tradussero dal greco all'arabo. Non ti sento più, Silvano. Non mi senti più. Silvano, scusa, puoi ripetere? Puoi ripetere, perché non ti ho sentito per un attimo. Per un attimo. Riparti dal logos, come veniva inteso. Il logos sarebbe la visione del mondo basata sulla verità delle cose. E questo i musulmani lo scoprirono a partire dall'VIII secolo, con famosi filosofi che si chiamarono Al-Kindi, Al-Ghazali, e poi i due più grandi, che furono Avicenna e Averroè. Sì. Ora, Avicenna non era arabo, era persiano, ma era era una testa, insomma, no? Quando, infatti, la definizione di verità che San Tommaso usa, adequatio intellectus et rei, è di Avicenna, non è di San Tommaso. San Tommaso l'ha presa da Avicenna. E non solo, ma San Tommaso aveva anche un rispetto enorme per Averroè, che chiamava consistentemente il commentatore. Non lo nominava mai di nome, lo chiamava il commentatore. Così come chiamava Aristotele il filosofo. Questi sono i termini con cui San Tommaso si rivolge ai filosofi musulmani. Però successe che i teologi musulmani cominciarono ad allarmarsi. Perché? Perché la verità cozzava contro il Corano. E quindi o era il Corano o era Aristotele. E questo condusse a lotte intestine violentissime, specialmente durante la fine di questo periodo, cioè quando... Ma non ho capito dov'era il contrasto. Dov'era il contrasto, Silvano? Contratto. Tra ciò che diceva Aristotele e successivamente anche San Tommaso. Come? No, non c'era contrasto. Aristotele, Averroè, commentava i testi di Aristotele e li commentava bene, e San Tommaso aveva una grande ammirazione per Averroè. Lo chiamava il commentatore. Ora, quello che successe fu che la filosofia di Aristotele, basata sulla verità delle cose, confliggeva contro il Corano. Perché chi ha letto il Corano, ricordo di averlo avuto tra le mani per un anno intero, e non è una lettura facile, perché non è un racconto coerente o un racconto di fatti che succedono uno con l'altro. È tutta una serie di esortazioni, di considerazioni, ma slegate l'una dall'altra. Per cui i teologi musulmani a un certo punto bloccarono la ricerca filosofica, dicendo che la filosofia era una eresia, era un insulto al profeta, eccetera. E Averroè fu infatti imprigionato e torturato con questa situazione, tanto che poi lui si inventò la filosofia, no, il sistema della doppia verità,
se il Corano e Aristotele sono incompatibili, accettiamoli tutti e due. Quando facciamo filosofia parliamo di Aristotele, e quando facciamo teologia ci rifacciamo al Corano. Oh, questa attitudine della doppia verità, ovviamente, per un cristiano è inaccettabile. Però i musulmani l'hanno sempre accettata e per loro non è problema. Tanto che anche oggi chi si converte all'Islam non gli viene chiesto di accettare interiormente i principi musulmani, gli viene chiesto semplicemente il comportamento esterno da musulmano, basta. Che poi tu lo accetti dentro di te o no, è affar tuo. Ovviamente per un cristiano questa è apostasia, per loro non lo è. E quindi ancora oggi questa mentalità esiste. Ma questo fu l'approccio intellettuale dell'Islam. E dopo Averroè la filosofia islamica cominciò a decrescere, a perdere importanza e poi praticamente a sparire. Oggi ci sono pochissimi che si rifanno a quei tempi lì, che erano i tempi d'oro della filosofia islamica. Però il contrasto militare e il contrasto politico continuò sempre, perché loro hanno una visione esclusiva, dividono il mondo in due parti, mondo islamizzato e mondo da islamizzare. Per cui dove non è stato islamizzato bisogna conquistare e bisogna andare lì con la jihad. La jihad è la guerra santa che hanno praticato da allora. Sì. I crociati quindi contrattaccarono alla fine del XI secolo e riuscirono a conquistare Gerusalemme alla prima crociata, però non ci riuscirono più. E fecero un errore fondamentale, che fu quello di non usare un comando unificato che avrebbe potuto contrarrestare il contrattacco di Saladino e tutti gli altri eserciti islamici, e invece divisero Terra Santa in quattro feudi, in quattro stati, che erano Tripoli, credo che oggi sarebbe il Libano, Gerusalemme, Antiochia e Edessa. No, Edessa è quella quarta più a nord, ne abbiamo già parlato. Edessa era la seconda città più bella del mondo dopo Costantinopoli. Ed essa, naturalmente, con il comando disunito, questi stati fallirono uno dopo l'altro. Ed essa fu l'ultima. Ed essa cadde nel 1144 ad opera dei Selgiuchi turchi, i quali la conquistarono e in 3 anni la rasero letteralmente al suolo. Perché? Per trovare tesori, per trovare non so che cosa cercavano. Ma tutte le architetture, tutti i monumenti, i mosaici sono tutti spariti. Edessa esiste ancora oggi, non si chiama più Edessa, si chiama Urfa, ed è nella Turchia sud-orientale. C'erano 300 chiese a quei tempi in Edessa. E ancora oggi, durante lavori pubblici, quando si scava di qui e di là, si trovano alle volte dei bellissimi mosaici dei tempi cristiani. Però siccome l'apprezzamento dei turchi per le opere d'arte è praticamente nullo, arriva l'imam e ne ordina l'immediata distruzione. E questo succede proprio oggi ad Urfa. C'è un amico mio che è stato ad Urfa e non era affatto al tanto di quello che volesse dire il terreno che aveva sotto i piedi. Non se ne rendeva conto per niente. Ora, i crociati quindi furono finalmente espulsi da Terra Santa nel 1291. E nel frattempo loro avevano creato diversi ordini cavallereschi, avevano creato i templari, avevano creato i cavalieri teutonici, e tra l'altro c'era anche i cavalieri di San Giovanni, che esistono ancora e si chiamano i cavalieri di Malta. Ma vediamo perché. Perché quando vennero espulsi da Terra Santa andarono a conquistare l'isola di Rodi. A chi? All'impero bizantino, che già stava barcollando in quei tempi, e si insediarono a Rodi. Ora, Rodi è un'isola grandicella, e fa un poco più di 1000 km², e ha campi da coltivare, campi da coltivazione, lì fu dove si costruì il famoso colosso di Rodi, che varrebbe la pena farci un video a parte, ma non oggi.
a Rodi furono attaccati dalla, dall'impero. Quello che era considerato una delle sette meraviglie del mondo, no? Era una delle sette meraviglie del mondo, esatto. Esatto. Ora, quando è arrivato al XV secolo, alla fine del XV secolo, i turchi tentarono, cioè 30 anni dopo aver conquistato Costantinopoli, tentarono di prendere Rodi, ma non ci riuscirono perché le difese erano formidabili. Invece, quando si ritirarono stizziti dalla sconfitta, andarono ad attaccare invece Otranto. E questa fu il famoso assedio e battaglia di Otranto, dove furono uccisi quegli 800 martiri che ancora oggi, i cui scheletri ancora oggi sono nelle bacheche nella cattedrale di Otranto. 40 anni dopo era al potere a Costantinopoli Solimano il Magnifico. Silvano, scusa, quindi le crociate iniziarono proprio perché questo, vuol dire, ruppe delle relazioni che erano delle buone relazioni, insomma. Esattamente. Cioè, cominciò atti di ostilità che non c'erano prima contro i pellegrini. Allora, continuiamo. Quando arrivò al potere Solimano il Magnifico, riformò l'attacco ai cavalieri di Rodi, cavalieri di San Giovanni, e riuscì ad espellerli da Rodi nel 1522. E i cavalieri di San Giovanni si trovarono senza base da cui operare. Per cui per 8 anni gironzolavano cercando di trovare un posto, fin quando si abboccarono con l'imperatore di Spagna, del Sacro Romano Impero, Carlo V, e Carlo V gli concesse Malta. Quindi nel 1530, cioè 40 anni, 45 anni dopo la perdita di, no, 8 anni dopo la perdita di Rodi, i cavalieri di Malta entravano a prendere possessione dell'isola di Malta. Questo evidentemente non piacque affatto alla nobilità maltese, che già esisteva, perché si resero perfettamente conto che avere i cavalieri lì voleva dire trovarsi in stato di guerra in qualsiasi momento. Ma per i cavalieri Malta si rivelò un vantaggio enorme, perché era lontanissima da Costantinopoli, quindi difficilissima ad attaccare, ma con le loro galere loro attaccavano il commercio e la marina ottomana praticamente a volontà. Finché un bel giorno un cavaliere francese, Romegas, o Romega, non so come si pronuncia, che incidentalmente è sepolto a Roma, a Trinità dei Monti, io ne ho visto la tomba, non c'è scritto più niente perché i piedi hanno cancellato tutte le scritte, però la silhouette dell'armatura maltese, dell'armatura dei cavalieri, è inconfondibile. Questo Romegas catturò una galera da trasporto ricchissima, che tra l'altro trasportava dei personaggi importanti della corte di Solimano, e a questo Solimano si infuriò e decise di distruggere i cavalieri di Malta a Malta, e organizzò l'assedio. L'assedio ebbe luogo nel 1565 e durò esattamente 3 mesi, 3 settimane e 3 giorni. Facile da ricordarsi. Per questo bisogna avere un po' di idea sulla geografia di Malta, per cui chi ascolta questo video vada a vedere un po' come Malta funziona. A Malta c'è solo un porto di una certa importanza, un doppio porto, diviso in due da una penisoletta lunga 200-300 metri, su cui oggi si erge la capitale Valletta. Però questa lingua di terra divideva il porto in due, Porto Grande a sud e Marsamuscetto a nord. Quando i cavalieri si impadronirono di Malta, decisero immediatamente di costruirvi un forte alla estremità di questa isola, Monte Siberras si chiama, dove poter controllare tutte e due i porti, quello a nord e quello a sud. E così fu. In 6 mesi costruirono un forte, ancora con criteri piuttosto antiquati, criteri dal XV secolo, ma era un forte
che si rivelò infatti cruciale durante l'assedio, e si chiamava il Forte di Sant'Elmo. Nella costa sud c'era il quartiere generale dei cavalieri, che era il Forte Sant'Angelo, e accanto a questo un altro forte, il Forte di Senglea, nominato con il nome di uno dei gran maestri dei cavalieri. E poi a Malta non c'era altro che una città nel mezzo che si chiama Medina, esiste ancora, ma sguarnita, non era un posto di combattimento. Quando arrivarono i musulmani, arrivarono qualcosa come 200 galere e 40.000 uomini di equipaggio e di combattimento, tra cui 6.000 giannizzeri. Forse la gente non sa cosa fossero i giannizzeri. I giannizzeri erano delle truppe scelte, fatte da ragazzi cristiani presi dalle loro famiglie quando avevano 7 anni, convertiti a forza all'Islam e poi messi a combattere contro i cristiani. Ed erano temibili, temibilissimi. Poi c'era un'artiglieria dove si erano portate più di 300.000 palle di pietra da usare come proiettili contro i forti, contro le difese cristiane, e poi avevano dovuto portare con loro tutto il legno e tutte le strutture di cui avevano bisogno per costruire torri d'assedio, eccetera, perché a Malta non c'è un solo albero, è una landa desolata, e se lo è oggi lo era ancora di più 400 anni fa. Ora, quando Valette era il gran maestro dell'ordine, no, Valette aveva 70 anni, non era più un giovanotto, e i due comandanti della forza ottomana erano Piali Pascia, che non era turco ma era croata, ed era da ragazzino, lo avevano trovato all'assedio di Belgrado nel 1526 e lo avevano convertito di forza all'Islam, e adesso era il comandante delle forze di mare. Però Solimano si fidava più di un terzo personaggio, e questo terzo personaggio era Dragut. Dragut era il corsaro più temibile che il Mediterraneo abbia mai conosciuto. Aveva 80 anni all'assedio di Malta, ma è ancora in piene forze. E Dragut, non c'è praticamente un angolo o un paesino dell'Italia o della Dalmazia o della Francia che Dragut non abbia attaccato, saccheggiato, devastato in una maniera o in un'altra. Ha una storia incredibile di gesta guerriere, diciamo. E Dragut non era turco neanche lui, era greco, ma era stato anche lui preso quando era molto giovane, convertito all'Islam, eccetera. E Solimano aveva detto a Piali Pascià e a Mustafa Pascià, il comandante delle forze di terra, di consultare Dragut per qualsiasi decisione importante. Questo fu un errore madornale che pagarono carissimo, perché l'assedio fallì proprio per non avere un comando unificato. Cioè, ripetendo lo stesso errore che avevano fatto i crociati in Terra Santa 400 anni prima. Lì, quando l'assedio cominciò, le forze ottomane erano tutte attorno ai due porti, però non potevano entrare perché c'era Sant'Elmo che gli impediva. Arriva una galera dalla Sicilia, comandata da un cavaliere francese che si chiamava Saint-Aubin. E questa galera tranquilla tenta di forzare il blocco, passando attraverso le fila della marina ottomana. Quando Piali si accorse di questo, vennero su tutte le furie e gli mandò 6 galere all'inseguimento di questa sola galera, e cominciò l'inseguimento. E ora successe esattamente quello che era successo 2000 anni prima a Roma con i famosi Oriazzi e Curiazzi, perché la galera di Malta era più veloce e aveva un vantaggio rispetto alle altre, e cominciò a distanziare le 6 galere. Quando si accorse che ne era rimasta solo una,
Sento Ben diede ordine di mettere tutti i remi a un lato a mare e di vogare con gli altri. La galera girò su se stessa, s'affrontò con l'altra e cominciò a sparare colpi di punta, perché la galera non aveva bordate, non poteva sparare bordate perché c'erano i rematori, avevano solo 5 bocche da fuoco a prua. E il comandante della galera ottomana si impaurì e scappò e fu degradato sul campo da Piali, naturalmente con una specie di come si chiama, umiliazione, e poi Saint-Aubin tornò in Sicilia. Quando Piali e Mustafa fecero il piano d'assedio, decisero di concentrarsi sul forte di Sant'Elmo per eliminare la difesa dei due porti. Quando arrivò Dragut, una settimana dopo, due settimane dopo, si accorse che era un errore strategico, però non volle umiliare i due comandanti dicendo di cambiare il piano, e quindi dice: ma questo forte non resisterà più di una settimana, e quindi continuiamo con l'assedio del forte Sant'Elmo. Il forte Sant'Elmo resistette più di un mese, infliggendo perdite immani ai musulmani che tentavano di entrare, perché tutte le sere Valette da Forte Sant'Angelo mandava rinforzi, sostituiva quelli che erano stati uccisi o feriti in combattimento e mandava rinforzi per il giorno dopo. Quindi ogni giorno Sant'Elmo affrontava i bombardamenti con forze fresche, ma bombardamenti erano, e si pensa che Forte Sant'Elmo avesse ricevuto 180.000 colpi di artiglieria. Uno di questi uccise Dragut. Dragut si trovava davanti a uno sperone di roccia e la palla colpì lo sperone di roccia e una scheggia andò a ferire Dragut mortalmente, per cui quello sparì dalla circolazione. Ma aveva già fatto i piani lui stesso. Insomma, alla fine del mese, poi finalmente Sant'Elmo si dovette arrendere. E questo vuol dire che i 1500 uomini che erano dentro vennero massacrati tutti fino all'ultimo. Non tutti erano cavalieri. I cavalieri in tutta Malta non superavano il numero di 800, però avevano con loro forze spagnole, forze italiane, forze tedesche, e poi mercenari di un tipo o di un altro che venivano da una parte o dall'altra. Gli unici cavalieri che non si fecero, che non risposero all'appello, furono quelli inglesi, perché per la riforma che era avvenuta in Inghilterra. C'era solo un cavaliere inglese a Malta durante l'assedio ed era il segretario di Valette, e si chiamava William Starkey. Quando conquistarono il Sant'Elmo, uccisero tutti quanti i cavalieri che erano presenti, che erano 9, li decapitarono, li crocifissero e poi fecero galleggiare le forze, le parti della galleggiare, le croci, verso il Forte Sant'Angelo, coprendo un braccio di mare di 200 metri. Quando Valette vide questi corpi decapitati arrivare a Sant'Angelo, la sua risposta fu quella di far decapitare tutti i prigionieri turchi che aveva, mise le teste nelle bocche da fuoco dei cannoni e gliele sparò dall'altro lato del porto ai musulmani. E questo vuol dire che da quel momento in poi non ci fu né tregua né concessioni di un tipo o di un altro. Quando venne conquistato Sant'Elmo, il porto del nord, Marzamusetto, era libero, ma quello del sud no, il Porto Grande rimaneva guardato da Sant'Angelo e da Sinclea. Per cui i turchi usarono una tecnica, uno stratagemma del quale erano espertissimi, cioè trascinare le galere sulla terraferma da un lato della penisola all'altro, letteralmente con argani, con corde, eccetera, mandando le galere dietro, questa volta dietro Sant'Angelo, per prenderlo dalla parte non guardata. Però non sapevano che Valette aveva anche
preso cura di questo. E proprio là, a pelo d'acqua, c'era una batteria di 5 bocche da fuoco invisibile, comandata dal cavaliere de Giral, un altro francese. E questo cavaliere de Giral si vide per preparare una forza di 10 galere che veniva dall'interno del Porto Grande verso l'esterno, e non poteva credere ai suoi occhi, ovviamente non l'avevano visto. Diede ordine di caricare i cannoni. Quando le galere arrivarono a tiro, praticamente a 60 metri, due salve le spazzarono completamente via, ne affondò 9 su 10 e 800 uomini vennero buttati a mare, o morti o morenti. A questo punto i maltesi, non la nobiltà, ma il popolino maltese, che era dalla parte che combatteva con i cavalieri, si buttò a mare e ne fece un massacro, per cui fu un disastro per i musulmani. Poi ci furono diversi episodi, tutti di interesse estremo. Silvano, scusa. Silvano, dimmi. Ti si vede poco, c'è poca luce, C'è poca luce, ti si vede pochissimo. Va bene adesso? Sì, perfetto, vai. Ottimo, perfetto. Okay. Continua pure, va benissimo adesso, vai. Va bene. Allora, ti avevo detto prima che avevano dovuto portare con sé anche i legni per le torri d'assedio, e decisero di fare una torre d'assedio per avvicinarsi alle mura di Sant'Angelo e scalarle. Al che Valette chiama un carpentiere e gli mostra la torre d'assedio e gli dice, o gli domanda, qual è il punto debole di quella torre? E il carpentiere glielo indica, questa che altezza è, a tale altezza, va bene. Quindi questa torre si avvicinava. Quando arrivò a meno di 5 metri dai bastioni di Sant'Angelo, si muove una pietra dal mezzo ed esce una bocca da fuoco che comincia a sparare a bruciapelo contro la torre a palle incatenate, il che vuol dire che 3 o 4 salve distrussero la torre da cima a fondo. E per fare per non andare troppo al di là, quello successe che arrivato alla fine di agosto e a primi di settembre era chiaro che l'assedio non sarebbe riuscito. E i musulmani cominciarono ad andarsene. Effettivamente se ne andarono. Malta rimase in mano ai cavalieri che immediatamente dopo e che fu effettivamente impregnabile fino all'arrivo di Napoleone, ai primi del XIX secolo. Ma allora l'ordine era stato già roso di dentro dalla massoneria, per cui si arrese senza colpo ferire alle forze di Napoleone. E poi da Napoleone Malta passò ai britannici e poi sappiamo benissimo come andò a finire. Alla fine dell'assedio ci vorranno altri 7 anni per la battaglia di Lepanto. Perché? Qual era il problema? La lezione di Malta fu chiarissima. A tutte le potenze cristiane. Se non c'è un comando unificato e se non c'è unità di intenti, non si può vincere. A Malta vinse uno sparuto numero di cavalieri. È vero che tu in qualche tua proposta continui a insistere su questo. Anzi, dici che questa è la premessa. Senza un comando unificato non si va da nessuna parte. Senza un comando unificato non si va. Esattamente. Esattamente. E allora era questione per una battaglia decisiva di trovare questo comando unificato. E dove lo trovi? Perché le potenze marittime del Mediterraneo di allora erano due, Venezia e la Spagna. Nessun comandante veneziano sarebbe stato disposto a servire sotto un comandante spagnolo, e viceversa. Per cui il Papa, che era Pio V, di Slieri, voleva risolvere il problema e trovare chi potesse comandare la flotta cristiana. E così avvenne che un giorno, dicendo messa, quando arrivò al Vangelo di San Giovanni, venne colpito dalla frase «E ci fu un uomo inviato da Dio, il cui nome era Giovanni». E allora lui pensò immediatamente a Giovanni d'Austria, Don Juan de Austria, che era un figlio illegittimo
ma non ad Ulterino, dell'imperatore Francesco, dell'imperatore Carlo V, il quale era già stato fatto venire in Spagna, gli avevano detto chi fosse, gli avevano detto il vostro padre, gli aveva detto suo fratello, il re Filippo II era suo fratellato. E fu Don Giovanni d'Austria che venne messo a comando della flotta unificata della Lega contro i musulmani a Lepanto. Ora, Don Giovanni d'Austria aveva 24 anni, era giovanissimo, mentre invece i comandanti reali erano Sebastiano Menier, veneziano, di 70 anni, anche lui invegliardo, c'era Barbarigo, anche lui veneziano, e Andrea Doria all'ala destra. La flotta si riunì a Messina, perché doveva venire da tutti gli angoli del Mediterraneo, incluso la Spagna. E i musulmani inviarono una galera con le vele nere, notte, a spiare, a contare il numero di galere presenti in porto. Ma ne contò solo metà, perché l'altra metà non era arrivata. Quindi, tranquilli, loro pensavano di poter vincere. I veneziani, oltre alle galere, avevano inventato le galeazze. Una galeazza era un forte galleggiante, cioè una nave di capacità nautiche praticamente nulle, però aveva 44 bocche da fuoco invece di 5. E in questo effettivamente la flotta cristiana aveva il vantaggio dei cannoni, ne aveva più del doppio di quelle che avessero i musulmani. Il giorno della battaglia era domenica. E la battaglia durò 4 ore, da mezzogiorno alle 4 del pomeriggio. I comandanti... Quindi pochissimo. Sì, e non fu una battaglia navale nel senso di vascelli che combattessero l'uno con l'altro. Fu una battaglia di terra combattuta su legni a mare. Un groviglio di legni praticamente inestricabile. Ora, chi comandava invece la flotta ottomana era Lala Pasha, il comandante, più Mohammed Salahuk, o Sirocco, all'ala destra, quello che confrontò Barbarigo, e un rinnegato calabrese che si chiamava Uluk Ali, e lo si conosceva nel Mediterraneo come Occhiali. Occhiali era di Le Castella, in Calabria, e questo si era convertito all'Islam per puro desiderio di vendetta, perché era stato catturato a mare quando era giovane e messo al remo. E lì un giorno, per una ragione o un'altra, venne schiaffeggiato e insultato da uno dei suoi capi. Ovviamente lui non poteva rispondere, perché se l'avesse fatto l'avrebbero accoppato. E allora si convertì all'Islam per potersi vendicare di quell'uomo. E lo fece. Non so se lo uccise o se lo ferì, ma comunque si vendicò di quell'uomo. Ma al costo di combattere, e comandò la sinistra della flotta ottomana, e fu l'unica parte che riuscì a scappare via dalla mischia con 22 galere alla fine della battaglia. Questo era il 7 ottobre del 1571. Naturalmente nelle scuole turche questa battaglia non appare, sì. Lo so perché me l'ha detto un turco amico mio. Non l'ho studiato affatto. Ma bisogna tenere in considerazione che la vittoria non fu una vittoria duratura. Perché? Perché effettivamente azzoppò la marina e azzoppò le capacità immediate di attacco, cioè, ma si perdettero in quella battaglia. Ancora quella battaglia ha il record di morti e feriti, 40.000 uomini morirono da tutti e due i lati. Nessuna battaglia navale ha avuto tante perdite. E quando le cose tornarono normale, ci si rese conto che la galera come mezzo di propulsione già aveva i giorni contati. Ciononostante, l'ultima battaglia di galere manovrate a mano si combatté ai primi del XIX secolo nel Mare del Nord, in una guerra tra Russia, Finlandia e Svezia, di cui non so niente.
Da allora in poi le prime navi a vela capaci di sorpassare le galere in velocità furono quelle di Nelson, le prime del XIX secolo. Prima di allora la galera era stata da 3.000 anni il fondamento, diciamo, delle guerre navali del Mediterraneo. E dopo Lepanto, che gli inglesi chiamano Lepanto, gli attacchi di musulmani dell'impero turco non cessarono. Solimano il Magnifico morì l'anno dopo Malta, morì in Ungheria, in campagna, in piena campagna militare, e in una di queste campagne l'esercito ottomano arrivò a Vienna. E a Vienna venne fermato dall'intervento, alcuni dicono miracoloso, del re di Polonia Giovanni Sobieski, la cui figlia è sepolta a San Pietro, pochi lo sanno questo, perché fu moglie del pretendente al trono di Inghilterra, ma morì giovane, morì nei 30 tanti anni, forse. E da allora militarmente l'Islam fu costretto a ritirarsi, ma intellettualmente, religiosamente, politicamente, socialmente non si ricreda affatto. Nel 1929 Hilaire Belloc scrisse un libro che si chiama Sopravvissuti e nuovi arrivati, Survivors and New Arrivals, e tra i sopravvissuti mette proprio l'Islam e dice: crediamo noi occidentali di averlo sconfitto con Lepanto, ma non è così. L'Islam è intatto e non passerà molto tempo prima che si faccia rivedere in forze in Europa. Una profezia che si sta avverando davanti ai nostri occhi. Ma attenzione, la situazione dell'Islam oggi... Sì, anche se adesso la battaglia su altri piani, Silvano, no? La battaglia si combatte su altri piani adesso. Sì, sì, vabbè, le battaglie cominciano e finiscono. La situazione dell'Islam oggi non è diversa, o meglio, ha una differenza tra quella che era 1.000 anni fa, quando i musulmani scoprirono Aristotele. La differenza è Internet. Chi volesse scrutare o studiare l'altra religione, cioè, non aveva nessuna possibilità. Convertirsi al cristianesimo in un paese musulmano è la condanna a morte. Non solo, ma è impossibile perché non ti fanno leggere niente. Ma Internet ha ribaltato la situazione. Per cui oggi, in tutti i paesi musulmani, questo lo si può vedere in YouTube e vari blogs, in questi paesi moltissima gente, moltissimi musulmani, ovviamente quelli che sanno, che hanno una certa capacità di pensiero, scoprono la fede cristiana. Quanti di loro non lo si sa. Ma questo succede dappertutto, succede perfino in Arabia Saudita, succede in Indonesia, succede in India, succede in Pakistan, succede in Algeria, succede in Egitto, eccetera. E ci sono alcune scuole di queste di madrasa che sono allarmate, perché alle volte l'imam va a fermare i suoi fedeli per non farli convertire alla fede cristiana, però poi comincia a leggere lui e si converte lui alla fede. Quello che sta succedendo è noi semplicemente non lo sappiamo. Sappiamo solo una cosa, che il signore della storia non è Maometto. E il signore della storia sa quello che sta facendo. Per cui il risultato finale di tutto questo sarà quello che dice lui, non quello che dicono gli altri. E mi pare che abbiamo finito. Sai qual è il dato, Silvano, sai qual è il dato confortante di quello che dici? Che noi qua, dall'Italia, ma diciamo in generale dall'Europa, stiamo assistendo a una cristianizzazione. Mentre invece tu, anche in un'altra puntata, una di quelle sulla evangelizzazione, hai portato proprio questa bella notizia, cioè a dire: guardate che non c'è solamente l'Europa, dall'Europa, dall'Italia si ha una visione limitata, mentre invece ci sono tantissime conversioni che avvengono un po' in tutto il mondo. Questa è una bella notizia che tra l'altro
è stata confermata da un mio amico di Roma, che mi ha scritto proprio la stessa cosa. Lui ha parlato con un suo amico che gli ha raccontato appunto la conversione al cristianesimo. Quindi questa è veramente una buona notizia, perché di qua in effetti noi assistiamo a qualcos'altro che purtroppo avanza. Quindi grazie di portare queste belle informazioni, Silvano. Benissimo. Cosa. Quindi le crociate iniziarono per una forma di difesa. Difesa. Fu un attacco, c'erano delle premesse, c'erano delle condizioni, c'erano dei fatti gravi. Bene, poi proseguì la battaglia con l'Islam durante appunto la battaglia di Lepanto, poi con l'assedio di Vienna, e siamo arrivati ai nostri giorni con questa battaglia che mi pare continui, ma sotto altre forme, che sono molto più subdole, molto meno apparentemente visibili, ma in effetti abbiamo un'invasione anche oggi. Va bene, Silvano, se c'è altro da aggiungere, altrimenti direi di chiuderla qua. Siamo partiti, dunque sono quasi 50 minuti, o forse qualcosa in più. Va bene. Come? Va bene.